Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sacrestia della chiesetta antica di San Giovanni Rotondo, di Santa Maria delle Grazie, e in questo luogo qui vengono custoditi diversi confessionali. Qui c'era una tenda dove lo stesso Padre Pio confessava gli uomini, e proprio in questo luogo è accaduto qualcosa di speciale da parte di Giuseppe Canaponi di Sarteano, in provincia di Siena, che era un operaio delle Ferrovie dello Stato quando, a 32 anni circa, nel maggio del 1945, mentre stava andando al lavoro, venne investito da un camion. Quello che accadde, purtroppo, per Giuseppe fu drammatico. Lui giunse in ospedale con delle fratture al cranio, alle costole, 5 fratture alla gamba sinistra. Incominciò per lui un lunghissimo calvario tra tanti ospedali, e soprattutto riuscì a poter camminare lentamente con il sostegno. Lui giunse qui a San Giovanni Rotondo nel dicembre del 1947. Venne qui proprio con la moglie Gilda, il figlio Augusto di 10 anni. Si andò così a confessare da Padre Pio. Giuseppe, nella sua testimonianza, scrive proprio testuali parole: «Mentre ero inginocchiato, avvertì una scossa elettrica che mi diede sollievo e provocò così in me un grande benessere. Padre Pio mi guardò e poi alzò gli occhi al cielo, mi diede l'assoluzione e da quel momento mi sentii benissimo. Poi lui mi disse: Giuseppe, prometti di mutar vita? Diversamente a che serve la grazia? E allora io promisi, baciai la mano, raccolsi la stampella che avevo, il bastone, e cominciai a camminare in quel momento speditamente. Mia moglie, al vedermi guarito, mi venne incontro con mio figlio. Piangemmo commossi. Tornammo poi in albergo, poi di nuovo tornammo a ringraziare Padre Pio, che ci disse: non l'ho fatto io, dovete ringraziare lui, andate a ringraziare lui. Chiaramente si riferiva a Gesù, a Dio. Quindi non, disse Padre Pio, non l'ho fatta io la grazia. Questa è una testimonianza che ha raccolto Padre Paolo Covino, dove lui racconta che Canaponi morì nel 1973 a 70 anni. 2 mesi prima di morire però venne qui a San Giovanni Rotondo, in questo luogo raccontò al Padre Paolo Covino questa sua testimonianza, e nell'andare a raccontare quanto poi ci ha descritto e raccontato e scritto anche lo stesso Padre Paolo, lui dice: sono una sfida vivente alle leggi fisiche. I medici vedono le lastre col ginocchio fuori posto, il femore storto con tessuto calloso intorno alla rotula del ginocchio, e rimangono sbalorditi che io invece cammino speditamente. Ecco perché mi ritengo un morto ambulante.